Scorso dicembre abbiamo inaugurato il nuovo punto IAT di Gradara, nello spazio prestigioso messo a disposizione da Riviera Banca. Ringrazio il Presidente Fausto Caldari e il Direttore per la disponibilità e per la fiducia. Uno spazio importante perché è strategico, si trova proprio all'ingresso del centro storico di Gradara e quindi può accogliere in modo adeguato con informazioni e servizi tutti i turisti che vengono a trovarci. I flussi turistici di questa, diciamo, di questo Natale, di queste vacanze invernali sono stati buoni, anche se, come sappiamo benissimo, i dati della pandemia hanno registrato fortissimi incrementi dal punto di vista dei contagi e dei positivi, quindi le persone magari hanno scelto di non muoversi più di tanto, quindi diciamo, il raggio d'azione delle nostre attività con il calendario eventi, come al solito, ricco di iniziative, ha comunque attirato tantissime persone dall'area attorno a noi. Comunque l'offerta turistica di Gradara è sempre più improntata verso una destagionalizzazione che va a riempire anche spazi non estivi, quindi invernali o anche autunnali. Un grandissimo invece successo ha avuto Halloween, l'evento della settimana dedicata ad Halloween, organizzata da Proloco di Gradara, che ha attirato tantissime persone qui nel nostro borgo. Quindi a ribadire il fatto che cerchiamo, sia come comune che come Proloco, come Gradara Innova, di creare un'offerta che vada a riempire anche quei periodi dell'anno, diciamo, che non hanno una normale, diciamo, culmine dal punto di vista turistico, ma consentono una fruibilità e una vivibilità del borgo 365 giorni all'anno.